l'ultimo ballo dei trofei Mottestate. Qui dal circuito Tazio Nuvolari di Cerevesina stiamo per andare ad affrontare due gare in cui ci si gioca tutto, ci si gioca il campionato. Partiremo con la Sport Bike, Roberto Jason Sarchi è in testa al campionato con 113 punti, seguito da Fabio Starnone a meno 12, quindi è lotta aperta per il campionato. C'è poi Mattia Sorrenti a meno 33, un po' più in difficoltà nel cercare di vincere il campionato. A seguire poi avremo la Race Attack 1000, dove ci sono tre piloti in 10 punti per giocarsi il campionato. Ci sono Cristini, Vitellaro e Proietti in lotta per il campionato. Siamo pronti per questo gran finale dei trofei Mottestate qui dal circuito Tazio Nuvolari di Cerevesina. È il momento dove si decide il campionato per la Sport Bike, una stagione ricca di emozioni, ricca di battaglie. Arriva l'ok da parte dei Marshall, dal fondo dello schieramento, via anche la bandiera rossa, e ora diamo la parola ai piloti per l'ultimo round di Cerevesina della Sport Bike, che scatta in questo momento, si impenna un po' la moto dietro di Nico Satto, scusatemi, intanto con una buona partenza da parte di Fabio Starnone, che si mette subito leader e vuole andare a imporre il suo ritmo, ma sappiamo che a Roberto Jason Sarchi comunque basta il quinto posto per laurearsi campione. È tutto di traverso, Sorrenti gli basta il quinto posto per laurearsi campione della Sport Bike, ma farà la sua gara sicuramente Fabio Starnone, non pensando a quello che potrà succedere a Sarchi. Lui vorrà andare, va largo, intanto vorrà andare primo ovunque vada, ovunque, comunque vada. Lui vorrà fare la sua gara, ma è Sorrenti dal passo gara. Comunque delle prove abbiamo visto che Sorrenti e Starnone sono quelli che ne hanno di più, mentre invece Sarchi invece non sembra dalle prove avere il ritmo dei primi due qua davanti, mentre intanto si mette dentro la wild card Federico Iacoi. Ricordiamo, partito terzo Federico Iacoi, la wild card sulla Yamaha del Delmo Racing, si mette dentro e va ad attaccare. Si mette dentro e passa, e dicevamo che comunque Sarchi avrà un'opportunità molto importante di gestire la gara, perché comunque adesso si trova sempre nelle prime posizioni. Gli basta il quinto posto per vincere il campionato. Stannone lo sa questo, ma Stannone sicuramente, come dicevamo prima, farà la sua gara nel cercare di andare avanti il più possibile e poi magari sperare che qualcosa là dietro succeda, e sperare che probabilmente Sorrenti per lui non lo attacchi, ma non sembra essere assolutamente dell'idea. Il pilota dell'Aprilia va dentro, lo attacca Mattia Sorrenti, si mette dietro veloce, mette fuori il piedino e va dentro, va ad attaccare Sorrenti. Ecco, un altro di questi piloti che comunque è anche lui lo per il campionato, ricordiamo, è a meno 33 punti, ma sicuramente è quello che fa più fatica nel cercare di vincere il campionato, perché comunque 33 punti sono una distanza un po' lontanina, mentre intanto Carone si mette, va a prendere la scia su Sgariboldi e si mette davanti, riesce a fare un bel sorpasso prendendo la scia il numero 74 Luca Carone su Aprilia. E torniamo qua davanti con Starnone, intanto che si è rimesso davanti, è riuscito a riprendere la leadership della corsa, non ne vuole sapere di lottare con Sorrenti, non ne vuole sapere di perdere altri punticini, non vuole sapere ovviamente, anzi vorrà sapere la situazione in cui è Sarchi. Infatti si volta adesso per vedere dov'è Mattia Sorrenti, c'è lì sempre in terza posizione Federico Iacoi, e là quarto c'è il campione virtuale per il momento, Roberto Jason Sarchi, mentre Sorrenti prende la scia, si mette dentro, ma gliela chiude, anzi stacca molto forte, Fabio Starnone riesce a chiudere la traiettoria in faccia a Sorrenti, infatti va un po' larga, staccato molto forte, e dentro Sorrenti preannuncia una grandissima battaglia per questa gara. Ricordiamo 9 giri della Sport Bike, tutto di traverso ancora, Sorrenti in entrata, mamma mia come la mette di traverso Sorrenti. Ci ricordiamo anche a Varano lo scorso round, quando Sorrenti metteva tutto di traverso la moto, e proprio lo scorso round di Varano, dove Sorrenti probabilmente si è giocato le chance di giocarsi il campionato, perché nella gara 1 del sabato si è steso subito alla curva 3, la curva parabolica, dove ha probabilmente lì detto addio alle chance di giocarsi il campionato, perché altrimenti sarebbe stato sicuramente in lotta. Lo è ancora per quanto dice la matematica, quindi bisogna crederci assolutamente, ma in fin dei conti la realtà mette in gioco altre cose, e Starnone in questo momento davanti a tutti è lì, ricordiamo, con 12 punti di ritardo dal leader della classifica Roberto Jason Sarchi, di una classe, la Sport Bike, che è stata rinominata quest'anno dopo che l'anno scorso l'abbiamo vista nelle sedi di Twins Cup, vinta da Edoardo Boccellari, seguito da Roma e Conte, mentre intanto
Soliti sempre in sci, hanno fatto praticamente il vuoto, hanno già messo il Grand Canyon fra sé, fra loro e Federico Iacoi, che ormai lascia che il cronometro scorra e o magari potrebbe rientrare magari per una bagarre ipotetica fra i due, cosa che stiamo già vedendo, e quindi attenzione perché sembra essere molto interessante la situazione. Andremo a monitorare anche i tempi comunque, perché stanno facendo praticamente un altro sport questi due qua davanti. Si volta ancora Fabio Stallone per cercare di capire la situazione. Magari vorrà capire anche, guarda come si volta sempre, attenzione, guarda come rallenta in questa, forse rallenta, sembra che rallenti perché lo vuol far passare forse, la mia ipotesi, perché siamo nelle ultime curve del tracciato e non vuole forse farsi prendere la scia nel rettilineo del traguardo, è una mia ipotesi questa, vuole rimanere dietro per poi prendere la scia, non lo so. Comunque Sorrenti prende il favore al balzo e si mette davanti. Eccolo qua inquadrato intanto, numero 23, la wild card sulla Yamaha, come dicevamo prima, Federico Iacoi seguito da Roberto Sarchi, il numero 313. Mentre intanto affrontiamo gli ultimi giri di questa gara con Sorrenti, che ormai ha fatto il vuoto fra sé e Fabio Starnone, che ormai deve arrendersi e ormai dire forse addio alle speranze del campionato. Intanto con Iacoi, che ha fatto un piccolo errore, si trova un po' indietro in questo momento il pilota Yamaha. Peccato per un suo errore che l'ha un lungo probabilmente nella fase centrale del circuito, che l'ha costretto a rientrare, ad arretrare un po' nelle posizioni. Ne ha approfittato quindi Sacchi a mettersi in terza posizione, mentre Sorrenti ormai qua è davanti a tutti. L'ultimo giro di Sorrenti in 2:15.855, 2 18 e 1 invece per Fabio Starnone, che ormai anche lui ha alzato i suoi tempi. Il giro più veloce della gara è proprio di questo pilota inquadrato che vediamo in onboard, da Mattia Sorrenti, 2:15.553. Di pochi millesimi non l'ha fatto Starnone, ha fatto 2:15.577, il suo giro più veloce, mentre invece Roberto Sacchi gira in 2:19.8, un altro passo, come dicevamo comunque anche a inizio gara. Sta tornando su invece Iacoi, sta tornando su Iacoi perché ha fatto un errore. Se vogliamo sapere il tempo esatto dell'errore di Iacoi, ha girato in 2:29.5, ha fatto un lungo, ha fatto un errore Iacoi, ma che comunque sta rimontando Iacoi, quindi lo teniamo monitorato. Una stagione, quella della Sportbike, che ci ha sempre regalato grandi battaglie, soprattutto fra Sorrenti e Starnone, ma ha premiato comunque la costanza per Sacchi, comunque vincitore anche lui di gare comunque in questa stagione. Ha premiato comunque i pochi errori. Sacchi l'abbiamo visto sbagliare pochissimo in questo campionato e per il momento si sta meritando questa stagione, questo campionato della Sportbike. È un Sorrenti che comunque anche lui ha fatto vedere grandissima velocità con la sua Aprilia. È vero, un vero peccato, come dicevamo prima, proprio per quell'errore di Varano, perché l'ha un po' tagliato fuori, ha un po' tagliato le gambe, perché la gara 2 di Varano l'ha comunque vinta lui, aveva un altro passo. Ed è stato un peccato perché avremmo potuto vedere comunque una lotta a 3 per il campionato qui a Cervesina, cosa che comunque non abbiamo visto, l'abbiamo vista fra 2 con 12 punti di distanza, ma a Sarchi basta un quinto posto per laurearsi campione, basta un quinto posto con la vittoria di Stallone, altrimenti comunque la matematica mette in gioco altre opzioni. Con Stallone seconda, Sacchi basterebbe comunque finire ancora più indietro. Vediamo i tempi in questo momento: 2:16.910 per Sorrenti, 2:19.4 per Stallone sul traguardo. Passa Sacchi adesso sul traguardo in 2:19.9. Mentre invece sta rimontando Iacoi, sta rimontando invece Iacoi, che in questo momento è vicino, sta rimontando, è riuscito a passare anche Boccellari e Solcae. Vediamo il suo ultimo passaggio in 2:17.7, gira 2 secondi più veloce di Starnone e gira quasi anche lì 1 secondino e 8 più veloce di Sorrenti, gira 2 secondi più forte, di 2 secondi e 2 più forte di Roberto Sacchi, sta venendo su come un fucile, sta venendo su veramente molto forte il pilota 23 wildcard su Yamaha, quindi lo teniamo monitorato perché non ha completamente perso il podio, mancano 2 giri e quindi si prospetta quindi una bagarre di una gara completamente sgranata. Abbiamo visto una bellissima lotta all'inizio fra Stannone e Sorrenti, ma adesso si è completamente sgranato il gruppo separato, si stanno vedendo i veri valori in campo. Sorrenti, quello con il miglior passo di tutti, Stallone con il secondo miglior passo di tutti e poi Iacoi, eccolo qua inquadrato, davanti a lui c'è Roberto Jason Sacchi, lo vediamo, lo sta rimontando, sta andando sotto e quindi occhio, occhio, attenzione perché potremmo vedere una bella bagarre per il terzo posto. Anzi, secondo me Sacchi intelligentemente, che sa che ha il campionato nelle mani, non andrà a immettersi in bagarre con Iacoi, non vorrà sicuramente rischiare, a meno che comunque Iacoi gli arrivi sotto, perché comunque bisogna vedere
vedere se le gomme comunque reggeranno, ma dal suo passo gara dovremo vedere il prossimo giro di Yacoi, perché se continua a girare sul 17 e gira 2 secondi più forte rispetto ai 3 che ha davanti, vuol dire che il terzo posto è ancora alla portata, sempre on board con Sorrenti qua davanti nelle ultime curve del tracciato Tazio Nuvolari di Cervesina, dove abbiamo avuto anche l'opportunità di dedicare anche un ultimo saluto, un ultimo abbraccio a Luca Salvadori, con una grande gigantografia dedicata a lui nel paddock di Cervesina, con tutte le firme delle persone che volevano lasciargli un saluto. Un grande abbraccio come sempre a Luca, che ci guarda da lassù sempre con il sorriso. Affronta l'ultima curva intanto Sorrenti per l'ultimo giro di questa ultima gara della Sportbike, l'ultimo ballo della Sportbike. Si volta Sorrenti, non c'è nessuno, ci sono 12 secondi fra sé e Fabio Starnone in questo momento, e può iniziare l'ultimo giro quindi per Roberto Jason Sarchi, che può adesso affrontare gli ultimi chilometri della gara, gli ultimi 5 chilometri della sua stagione sulla Aprilia del Team Full Gas. Così una stagione, come dicevamo, fatta di costanza per Sarchi, che va verso comunque una grande meritocrazia, un grande campionato disputato da tutti i piloti. C'è chi ha sbagliato, c'è chi purtroppo, magari come Starnone, ha fatto qualche zero, magari non per colpa sua, come nel primo round a Varano, che gli ha un po' già subito stroncato qualche punto per arrivare qui a Cervesina ancora di più in lotta. Una bellissima stagione comunque abbiamo vissuto, ci hanno fatto veramente divertire molto i vari Sorrenti, i vari Starnoni, i vari Sarchi, così qua davanti a tutti, bellissima, ci siamo divertiti tantissimo con gli incroci di traiettoria che ci hanno regalato questi piloti. Sorrenti che dalla pole andrà verso una vittoria, andrà a fare una doppietta dopo una pole gigantesca, dando 1 secondo a Starnoni in qualifica. Andrà a dare 12 secondi circa, siamo sui 12 secondi di distacco fra Starnone e Sorrenti in questo momento sul nuovo passaggio al settore. L'ultimo giro di Sorrenti è stato in 2.18.5, ormai non ha più senso monitorare i tempi, 2.19.7 per Starnone, 2.17.9 ed è tanto per Yacoi, che è riuscito a passare Sarchi, è riuscito a passare Sarchi Federico Yacoi senza problemi. Sarchi che va giù dal podio, ma lo ritroveremo sul podio per la vittoria del campionato. Affronta, adesso inizieranno le ultime curve per Mattia Sorrenti, leadership totale per lui, che anche lui, se prima avevano a inizio gara sia Sorrenti che Starnone avevano fatto il vuoto, avevano messo il Grand Canyon subito loro due, stavolta è stato Sorrenti a mettere il Grand Canyon. 12 secondi di vantaggio, 11.9 circa adesso il vantaggio di Sorrenti nei confronti di Starnone. Affronta le ultime curve il pilota numero 21, che si regala comunque un'ultima gioia, un'ultima soddisfazione per questa stagione della Sportbike, che ritroveremo, ricordiamo, tra 2 anni poi nel mondiale. E adesso affronta le ultime curve il numero 21, affronta l'ultima curva adesso e sventola la bandiera a scacchi per l'ultima curva. Sorrenti va a vincere l'ultima gara della Sportbike qui a Cervesina, la vince in solitaria. Arriverà Starnone, mostra il pollice in su, e arriverà Roberto Sarchi, arriverà tra poco, metti in traverso Sorrenti la moto, e bravo Sarchi che si laurea così campione della Sportbike. Una grandissima stagione, complimenti a Roberto Jason Sarchi, grandissima vittoria del campionato. Eccolo Jacob, e arriva Sarchi, eccolo qua sotto la bandiera a scacchi, il vincitore del campionato. Vince così Sarchi la Sportbike, grandissima stagione, complimenti, vince il campionato Roberto Jason Sarchi della Sportbike. E poi arrivano Solcai Boccellari, che gara bellissima abbiamo visto, bravo Sarchi che esulta campione della Sportbike. E arriva il momento del last dance per l'ultimo ballo della stagione della Risata Camille. Dalla pole c'è Matteo Gallani, che ha vinto gara 1 della Risata Camille. Siamo qui pronti per gara 2, a completare la prima fila Cristini e Vitellare, poi proietti ad aprire la seconda, dove ci si gioca il campionato. Il semaforo è rosso, ridiamo la parola ai piloti perché parte gara 2 della Risata Camille. C'è subito un problema ed è un clamoroso, incredibile colpo di scena, non ci posso credere, un problema per Vitellaro. Non parte la sua BMW, e i più attenti si ricorderanno che ha avuto questo problema anche nel round di Cremona, dove non è riuscito a partire. Incredibile, non ci credo, incredibile, si gioca il campionato Diego Vitellaro ed è fuori subito, e questo problema lo taglia fuori dopo una gara 1 difficile per lui, dove ha concluso quarto, dove ha perso anche la seconda posizione in campionato di un punto rispetto a Proietti, lo diremo comunque dopo, ma questo è già un favore a Matteo Cristini, leader della classifica del campionato della Race Attack 1000, inseguito in questo momento da Matteo Gallanne, che
è stato sopravanzato, ma fermiamoci un attimo perché è incredibile quello che è successo. Vitellaro adesso in fondo al gruppo è riuscito a ripartire, lo vediamo dalla nostra postazione, ma questo è un clamoroso colpo di scena, come direbbe il buon Carlo Vanzini. Sì, ripetitivo, sì, sono un po' ripetitivo nel dirlo, ma è un peccato davvero, e questo taglia fuori Vitellaro quindi dalla lotta definitiva per il campionato, a meno che comunque ovviamente non succeda qualcosa in questi 7 giri della Race Attack 1000. Siamo con Giorgio Zecchinati, che ha sempre avuto il suo abbonamento a partire dalla quinta posizione, si trova adesso qui nel centro del gruppo, il numero 9, che è partito dalla quinta casella con il suo 2.16.966, girando un po' più lento rispetto ai piloti che aveva davanti. E quindi andiamo a fare un recap, perché c'è Cristini davanti a tutti, che ha concluso in seconda posizione gara 1, l'ha vinta Matteo Gallan gara 1, come dicevamo prima. Adesso Gallan è secondo, Gallan che ha ottenuto anche i due punti plus aggiuntivi della pole position. Terzo in gara 1 c'è stato, ha concluso, Gabriele Proietti, che adesso si trova a meno 12 punti. Ti è dato qua un po' di sabbia, un po' di... anzi no, non succede nulla, forse un dritto di qualcuno, un po' di ghiaia, un po' di polvere che si alza. Siamo quindi andati con Gelsomino Papa, che è scattato dalla decima posizione. Eccolo qua intanto Proietti, mentre quelli qua invece tutti gli altri piloti qua dietro. Abbiamo il buon Passuelli, il buon Zecchinati, Scaltritti, Galdoni insieme, mentre Gallan prende la scia a Cristini. Gallan che comunque vuole fare tripletta, vuole fare pole gara 1 e gara 2, sbattendosene anche di quello che di Cristini vuole fare, perché comunque Cristini in questo momento è leader del campionato con 172 punti, seguito da Gabriele Proietti a 194 punti, scusate, Matteo Cristini, 194 punti per Cristini, leader davanti a tutti della classifica, a 182 punti c'è Gabriele Proietti in seconda posizione, a 181 c'è Diego Vitellaro. Questa la classifica dopo il risultato di gara 1. Poi Gallan è quarto con 163, ma Gallan è già fuori dalla lotta per il campionato. Una stagione anche per Gallan abbastanza difficile, con qualche acciacco alla spalla sinistra, non facilissima la sua stagione dal punto di vista fisico anche, ce l'ha raccontato, dove ha dovuto correre anche stringendo i denti. E adesso Cristini comunque avrà l'opportunità di gestire, come abbiamo visto anche nella Sport Bike con Sarti, che comunque aveva l'opportunità di gestire con la sua quarta posizione. Anche la stessa cosa qua Cristini, vediamo se ingaggerà un duello insieme a Matteo Gallan, ma Cristini sa perfettamente che ha una grande possibilità nel vincere il campionato della Race Attack 1000 con 194 punti, è leader in questo momento della gara, ma è leader soprattutto del campionato, mentre Proietti là dietro sembra di più faticare nel cercare di andare, di stare sotto i piloti qua davanti. E vediamo Gallan soprattutto se avrà il passo. In gara 1 Gallan ci ha dimostrato di avere un grandissimo passo, di andarsene via subito. Vediamo se in questo momento magari starà studiando un po' la situazione con Cristini, che anche lui è quello che ha più di tutti da perdere, quindi avrà una gestione più importante nei confronti di Matteo Gallan, una gestione più decisiva, più minuziosa della gara e soprattutto del campionato. Mentre invece sta rimontando là dietro Diego Vitellaro, lo teniamo comunque monitorato, si trova adesso intorno all'ottava posizione, ma è una gara ormai segnata già dalla partenza, un vero peccato per lui. Un campionato comunque deciso, un campionato formato da solo BMW, perché comunque Matteo Cristini lo vediamo in questo momento è su una BMW, Gabriele Proietti è su una BMW e Diego Vitellaro è su una BMW, piloti che sono arrivati qui al circuito di Cervesina prima di gara 1 in 10 punti, tre piloti in 10 punti abbiamo visto prima dell'inizio di gara 1, adesso sono racchiusi in 13 punti, mentre Gallan prova a prendere la scia, vengono esposte le tabelle sul traguardo, prende un po' la scia, la telecamera qua un po' ci schiaccia, ma andiamo a vedere i tempi, 2.12 e 6 per Gallan, che gira più forte di Cristini perché gira in 2.13.2, gira 7 decimi più forte Matteo Gallan. Quindi attenzione, perché il ritmo c'è per Gallan, che allora a questo punto sembra essere molto vicino, sembra essere pronto per l'attacco, sembra avere un po' di più, lo sta studiando un po' di più, mentre invece i tempi là dietro 2.16.0 per Proietti. Vediamo quello di Vitellaro, che comunque quello che ha fatto un 2.15.6, sta nettamente girando più forte. Passuello gira in 2.17.0, Zecchinati 2.20.7, 2.23 per Scaltritti, Galdoni 2.20.7. Ed è dentro Gallan, va dentro Gallan, intanto si butta dentro Gallan, va dentro su Cristini, la fa girare, riesce anche a chiuderla. Vediamo le gomme intagliate della Yamaha di Matteo Gallan, proprio per dire che tra queste BMW che si giocano il campionato si sta infilando la Yamaha di Matteo Gallan, tutto sotto alle corde, riuscito a farla girare, bellissimo attacco da parte del numero 23 che si mette così davanti a tutti, mette fuori il piedino. Vediamo se Cristini allora vorrà ingaggiare una bagarre, vorrà rispondere oppure vorrà stare lì, perché sa che in questo momento Cristini comunque è campione virtuale nella categoria Race Attack 1000.
Gallan che vuole questi 25 punti ancora, vuole questa tripletta con questa possibilità che avrà Cristini, perché replica Cristini, si mette dentro, va dentro, replica così, non vuole lasciare nulla a Matteo Gallan, non vuole assolutamente perdere questa prima posizione, si mette davanti, quindi la reazione di Cristini che comunque in questo momento ne ha comunque per stare davanti, perché non è che non ha perso moltissimo da Gallan, quindi anche lui comunque sappiamo che deve stare attento, perché comunque Gallan prova a farsi vedere all'interno, una staccata poderosa quella di Gallan, ma Cristini vuole comunque stare lì davanti, vuole imporre il suo ritmo e si mette dentro di nuovo Gallan, va dentro Gallan, l'attacco di Gallan c'è, la fa girare ancora in queste ultime tranche, in queste ultime curve del circuito di Cervesina, si è messo dentro, sono anche magari prove di ultimo giro, mentre intanto vediamo qua dietro Vitellaro che ha rimontato fino alla quarta posizione, vediamo il suo ultimo giro, il quinto giro, 2.14.9 per Diego Vitellaro, ha fatto il suo miglior giro invece personale, Gabriele Proietti in 2.15.6, mentre invece Gallan là davanti a tutti ha girato in 2.12.3, ha girato un decimo più lento del giro più veloce della gara che ha fatto il giro precedente, 2.12.2, mentre invece Cristini gira in 2.13.4, un passo molto simile a quello di Gallan, come abbiamo visto anche nella gara della Sportbike. Stannone e Sorrenti avevano circa lo stesso passo, poi Sorrenti se n'è andato via, ma all'inizio il passo era molto simile, come l'anno il passo è molto simile anche questo da parte di Matteo Gallan. Mentre invece poi siamo con Galdoni, Scaltritti e Zecchinati insieme, questo terzetto che forma la lotta per la quinta posizione. Molto interessante la situazione, vediamo i giri di anche di Passuello, che è molto interessante la situazione. Vediamo Passuello che ha girato il 2.17.8 l'ultimo giro, ha girato 2.21.7 Zecchinati, ha girato invece 2.21.5 il buon Roberto Galdoni, che abbiamo visto protagonista in queste gare ogni tanto nella categoria della Race Attack 1000. Siamo proprio un board in questo momento con Gelsomino Papa, che lo ricordiamo, partito dalla decima posizione alle spalle di Fausto Campo su Aprilia, categoria Naked per quanto riguarda questi due piloti che stiamo vedendo inquadrati, categoria Naked, sì, per Roberto Galdoni in questo momento ottavo, mamma mia come partono le scintille dalla pedana del numero 33, Fausto Capo, numero 23, leader che stiamo vedendo in questo momento in classifica, che apre l'ultimo giro. Matteo Gallan inizia anche l'ultimo giro per Matteo Cristini, che in questo momento ha sì qualche 3 secondi circa di distacco, di ritardo da Matteo Gallan, ma sono gli ultimi 5 km per Matteo Cristini. Ci sono due Matteo davanti a tutti, c'è Matteo Gallan davanti a tutti, c'è Matteo Cristini secondo che vola verso il titolo della Race Attack 1000 e vorrà aggiungersi alla sfilza di campioni che ci sono stati in questa categoria negli anni passati. Nel 2020 l'ha vinta Palladino, nel 2021 l'ha vinta Remoto, nel 2022 l'ha vinta Vok, nel 2023 l'ha vinta O'Grady proprio davanti a Proietti, e poi si aggiungerà molto probabilmente in questi ultimi chilometri per la Race Attack 1000 2024 Matteo Cristini, che è sempre stato costante, ha sempre avuto dei balzi importanti in questa stagione, dove abbiamo visto tante gare molto interessanti, come ad esempio quella di Proietti, dove a Cremona ha completamente dominato, però non è riuscito a essere così incisivo anche nelle altre gare, così come in questo momento Vitellaro che vediamo inquadrato, dove non gli abbiamo visto avere quel grande passo per partire, andare via come sta facendo Gallan adesso, come ha fatto Gabriele Proietti a Cremona. L'abbiamo sempre visto lì costante comunque nel giocarsi le gare, ma un mai veramente in lotta così tanto per la vittoria. Mentre intanto qui si prova ad infilare Galdoni su Scaltritti, si è infilato Scaltritti su Galdoni, vediamo se avrà l'opportunità di rispondere il pilota della categoria Naked su Aprilia. Davanti a loro invece c'è il buon Giorgio Zecchinati in sesta posizione, a completare la top 5 c'è Beniamino Passuello, e con 214 punti sono i punti che andrà a prendere Matteo Cristini sul traguardo in tra poco, 22 punti ricordiamo, quindi saranno 216 contro i 25 di Gallan, che sta per andare a fare una grandissima tripletta, una grandissima stagione per Matteo Cristini, che anche lui con le sue vittorie, con la sua costanza, è riuscito
nel suo intento di andare ad affrontare una grande stagione per quanto riguarda i trofei Bottestrade. Svetola la bandiera a scacchi, vince Gallan, tripletta per lui, ma la vera festa è qua dietro con Matteo Cristini che vince la categoria della Risatac 1000, campione all'ultima gara regola. Così Vitellare e Proietti che arriveranno sul traguardo insieme là dietro, arriverà Proietti che mantiene salda la sua seconda posizione in campionato come l'anno scorso, chiude secondo in campionato, arriverà poi anche Vitellaro in quarta posizione che chiude terzo in campionato, terzo Proietti, arriva quarto Vitellaro,